Diamo il benvenuto a Paolo Massari, autore del romanzo di esordio Tua figlia Anita, pubblicato dalla casa editrice Nutrimenti. Non abbiamo timori a dire che si tratta di uno dei libri più belli, più convincenti di questa stagione letteraria, insomma, nonostante sia un debutto. Diciamo subito che la voce narrante è quella di Giacomo, che è il marito di Anita, l'Anita del titolo, Anita che non c'è più, che è morta. E Giacomo, come dire, prova a raccontare la vita che hanno vissuto assieme, rivolgendosi al padre di lei, come in una lunga confessione. La prima domanda è semplicissima e riguarda la genesi dell'opera, come è nata, se è nata da un avvenimento, da un ricordo, da un'immagine che ti ha spinto a scrivere questa storia e come è approdata anche a una casa editrice importante come Nutrimenti, e immaginiamo nelle mani di Alessandro Mari, insomma, che è uno scrittore parecchio sapiente, un editor in gamba. Allora, intanto grazie per l'occasione. Sono molto contento di parlare qui stamattina di tua figlia Anita, che è appunto il mio romanzo d'esordio, che è uscito ormai qualche mese fa per Nutrimenti. È stata una bella scoperta, diciamo, Nutrimenti anche da scrittore, diciamo, da autore, non solo da lettore dei loro titoli, che mi hanno sempre molto convinto e appassionato. Quindi poi entrare a far parte con il tuo primo romanzo di questa casa editrice è stata una grande soddisfazione. E la storia che lei accennava nasce da una necessità, quella sì personale, che ho sentito di memoria, più che di memoria, forse ancora di salvare una memoria, cioè di andare con quel discorso lungo che Giacomo, il marito di Anita, fa, a cercare di, appunto, di preservare dall'oblio possibile una persona appena scomparsa, perché si può dimenticare, si può perdere anche tanto di quello che si è avuto fino a un momento prima. Loro hanno vissuto insieme per 30 anni. E lui via via parlando, tutto si svolge nella giornata del funerale, nella giornata drammatica in cui lui seppellisce questa donna di 50 anni con cui sta da 30, quindi una vita insieme, e si rende conto via via parlando, tra l'altro, che non puoi sapere, non puoi illuderti di conoscere tutto della persona, neanche della persona che hai avuto accanto tutta la vita. Ecco, raccontare una malattia fulminante, raccontare una morte e dunque la conclusione di una lunga relazione nasconde, diciamo, anche qualche rischio relativo alla retorica, ad esempio. Io dico che la vicenda che si legge in Tua figlia Anita certamente appassiona, certamente a tratti commuove, però i rischi di retorica sono stati abilmente dribblati, anche grazie a come dire, una scrittura, una prosa piuttosto calibrata. Quanto e che tipo di lavoro c'è dietro questo risultato? Allora, intanto grazie, mi fa piacere perché è vero, quel rischio era molto alto, così come è alto in questi casi il rischio di portare una versione dei fatti parziale e anche un tono fastidioso. Infatti, quella semplicità, diciamo, quella ricerca di chiarezza, di un linguaggio il più possibile semplice, ha richiesto molto lavoro perché, specie nelle prime versioni, nella prima scrittura, il tono di questo personaggio era un po', insopportabile, perché era uno che arrivava e spiegava chi era stata sua moglie, con la presunzione, quella un po' che dicevo prima, anche di aver capito tutto di lei. Invece, no, non si può fare, non doveva essere poi un racconto mortale, mortifero, solo dell'ultima parte. In effetti della parte, cioè della morte, di quello che è successo, c'è anche poco, se vogliamo. Perché via via, in quella giornata, lui ricorda, lui torna a quella che è stata la loro vita insieme, e quindi ci sono dei flussi, diciamo, tra passato e presente, che nel testo sono anche indicati spazialmente,
proprio semplicemente da un'interruzione, c'è cioè uno spazio e tu capisci che lui lì sta ricordando, ma non sono ricordi che vanno in ordine cronologico, non sta facendo il Wikipedia della loro vita, cioè partiamo, le origini e dove andiamo, ma via via da quello che vede, da quello che gli accade in quel momento, in quella giornata, qualcosa che vede, qualcosa che sente, il posto in cui si trova in quell'istante, lo riportano a un momento specifico della loro vita. Quindi sono ricordi che vengono incontro a Giacomo anche in modo un po' casuale, e però in questa casualità, in questo oscillare tra l'oggi e il passato, c'è, diciamo, la ricomposizione delle tessere di quella che secondo lui è stata la loro vita insieme. L'interlocutore, diciamo, della confessione, chiamiamola così, è singolare, è il suocero di Giacomo, il suocero di chi scrive. Ed è una scelta che poi come dire, si rivela essere anche di grande libertà espressiva, se vogliamo, non ci sono particolari ipocrisie, pudori o timori reverenziali. Anzi, direi che questa confessione quasi no, si trasforma in una resa dei conti con il padre della moglie. Perché questa scelta? Perché questo destinatario? Oltretutto, lo possiamo anticipare, magari è un dialogo mentale, non è una lettera che viene spedita, è un dialogo mentale perché anche il padre di Anita, Luigi, è scomparso da qualche anno, è morto da qualche anno. Sì, si capisce a metà romanzo che è un destinatario assente nei fatti, irreperibile. E forse proprio il fatto che sia irreperibile consente a Giacomo di dire lui tutto quello che gli dice, perché come giustamente notava, è una confessione, diciamo, che ha anche dell'indicibile, che arriva a dire, che lo porta a dire cose che di solito non si dicono, non si direbbero a un suocero, e che probabilmente se l'avesse avuto davanti, non sarebbe mai stato in grado di dirgli anche, elementi, aspetti della vita intima di loro due, tradimenti, colpe, anche cose che insomma di solito si tengono, come si dice convenzionalmente, sotto il tappeto. Sicuramente la scelta, nasce come da un bisogno che lui ha, di portare, appunto, lei è appena morta, è stata appena sepolta, proprio nella tomba dove si trova anche quell'uomo, anche suo padre. E lui ha come l'idea, quando la lascia lì, che il suo dovere è quello di spiegare a quest'uomo, che secondo lui non ne sa tanto, non ne ha capito abbastanza, chi sia stata sua figlia. E poi è anche un modo che lui trova, per assolvere a una missione, in qualche modo, a un compito che la stessa Anita gli ha affidato negli ultimi momenti di lucidità, perché capita talvolta che quando si è vicini alla fine ci si confonda rispetto a vivi e morti, a presente e passato. Così capita anche ad Anita, che finché ha avuto le forze ha cercato di richiamare continuamente suo padre, chiedendo al marito di portarle il padre, perché aveva bisogno di parlare con lui, perché aveva bisogno di chiarire con lui delle cose. E quindi si capisce anche un po' come l'inconscio della persona malata, in questo caso, porta fuori i nodi irrisolti, e quindi è come se lui volesse in qualche modo, prendere il posto di Anita in questo chiarimento, in questa resa dei conti, anche se ogni tanto si fa prendere anche dagli scrupoli e dice: questo forse lei non te lo avrebbe detto. Ecco, per restare in tema di destinatari, di interlocutori, che aspettative hai nei confronti del pubblico, di chi legge? Ci sono dei lettori ideali e a questi lettori, sia a quelli irreali che a quelli ideali, possiamo dire che Paolo Massari già sta lavorando su un nuovo libro? Allora, devo dire che in queste prime settimane, sto avendo delle risposte anche, attraverso i social, che facilitano la comunicazione tra persone, in questo caso, e quindi magari a volte mi sorprende leggere qualche messaggio di chi ha letto il romanzo ed è rimasto o rimasta, colpito o colpita da alcuni aspetti, magari soprattutto dal fatto che magari tutti è capitato più o meno a chiunque di perdere qualcuno, e quindi forse di ritrovarsi nella voce, di questo Giacomo, e anche nei suoi tentativi,
di rimettere insieme i pezzi rispetto a una vita che è stata anche piena di atti mancati. La loro è una vita come tante, una vita di uomini e donne non illustri, per citare indirettamente Pontigia. Hanno avuto tanti problemi, piccoli e grandi, hanno cercato di esorcizzarli, scherzano, ridono. È un libro anche pieno di luce, di ironia. E quindi mi aspetto che possa arrivare un po' a chi magari cerca queste storie, cioè non grandi epopee, il grande eroe, la grande eroina, ma chi siamo più o meno tutti, anche un po' nella mediocrità e forse anche con un po' di compassione, anche un po' cercando di assolvere e assolversi, come in fondo lui cerca di fare anche con questo suocero. E rispetto alla seconda parte della domanda, sì, c'è qualche idea su cui sto cominciando a lavorare, ma i tempi ancora sono poco maturi, diciamo. Noi ringraziamo Paolo Massari per essere stato con noi, lo ricordiamo, autore del romanzo di esordio Tua figlia Anita, pubblicato dalla casa editrice Nutrimenti. Lo ringraziamo e gli diamo appuntamento alla prossima. Grazie a voi, grazie per l'occasione, un saluto ai telespettatori, grazie mille.